siamo ad Initalia, siamo in compagnia di Andrea. Ciao Andrea, allora voi siete qui per un messaggio molto importante, e voi siete anche produttori, però il messaggio per mandare un messaggio molto importante: in Italia si beve troppo e male. Il tuo osservatorio specializzato, come mai secondo te si è creato questo fenomeno? Intanto parliamo dei giovani. Allora, io dico questo: molti giovani ormai non sono più sicuri di loro stessi, per cui per abbattere un pochino i freni inibitori, che cosa fanno? Si rifugiano nell'alcol, nella droga, e in quel momento lì pensano di essere Superman, no? Che possono in qualche modo arrivare a qualsiasi obiettivo, la ragazza, andare forte in macchina e colpire qualcuno. Ecco, però questo dura veramente poco e poi alla fine, come giustamente ha fatto vedere Andrea Muccioli, si finisce così. E la vita non ha prezzo. Allora io voglio dire questo: la forza per la conquista di una ragazza, la forza per poter riuscire nella vita, cerchiamola dentro noi stessi, ma non con degli artifici. Però attenzione, il vino, noi siamo produttori e esportiamo probabilmente il vino più buono del mondo, per cui viva il vino italiano, perché il buon bere fa bene. Però se uno poi eccede, alla fine si ritrova in una corsia d'ospedale o magari addirittura in un cimitero, perché va detto questo. I genitori a casa non dormono la notte quando i figli escono, perché magari il figlio è un bravo ragazzo, ma magari si va a scontrare con dei delinquenti, perché dei ragazzi che bevono e si mettono alla guida sono dei delinquenti, hai capito? Allora che cosa succede? Che il messaggio, noi siamo a Vinitaly e bisogna ribadire il concetto, è importante dire che ci sono moltissime persone che lavorano, moltissime persone che fanno onore all'Italia con questi vini eccezionali, però come tutte le cose, quando uno eccede e va al di là, poi dopo ne paga poi il prezzo, e che delle volte è la vita. In più certi messaggi che si vedono nella pubblicità, nei film, non aiutano. Sì, ma ci sono canzoni storiche, Brown Sugar, Cocaine, voglio dire, cioè i cantanti hanno anche dato dei messaggi probabilmente, sicuramente sbagliati, però non è perché arriva un messaggio sbagliato e ne arrivano 99 buoni che uno deve prendere per forza di cosa il messaggio sbagliato, negativo. Nella vita si sbaglia, si danno messaggi sbagliati, però bisogna andare alla ricerca di se stessi, aiutati dalla propria famiglia, che non bisogna eccedere, e laddove arriva un messaggio sbagliato, far finta, cioè, che entri da una parte ma che esca subito dall'altra.